Buon pomeriggio a tutti, e, oddio, qui non c'è nessuno oltre noi, però speriamo che da casa qualcuno oggi o nei prossimi giorni magari ci ascolti. E questo è un quartetto, una formazione classica di quartetto, quindi due violini che sono Ole Fredriksen e Cecilia Albertani, ecco, e Elisabetta Branca al violoncello. E io, Maura Bruschetti, alla viola. Il primo brano che vi andremo ad eseguire è un quartetto di Dvořák, un compositore nato a Praga nel 1841. Compose questo quartetto durante una sua vacanza in Iowa nel 1893 e lo intitolò per l'appunto Quartetto Americano. È un compositore che ama ispirarsi alle melodie popolari e in questo caso in particolare a melodie afroamericane, irlandesi e indigene che fanno proprio spiccare l'anima popolaresca e contadina dell'America. Nei quattro movimenti sentirete un alternarsi continuo di danze allegre e ritmi nostalgici. Una curiosità, anzi due, e nel terzo tempo sentirete un omaggio che Dvořák ha voluto dedicare ad un uccellino che amava appoggiarsi sul suo balcone e gli ha dedicato appunto questo piccolo inciso. Ole, per cortesia. E poi invece nell'ultimo tempo potrete sentire il suono onomatopeico di un treno che sarà presentato nell'accompagnamento tra me e secondo violino, Cecilia ed io. Ecco, buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I prossimi due brani sono tratti da un famosissimo e amatissimo musical di Leonard Bernstein, West Side Story, scritto negli anni 50. È un Romeo e Giulietta contemporaneo e che appunto è stato molto acclamato dal pubblico, e tanto da farne anche una versione cinematografica. I protagonisti sono Tony e Maria. Chiaramente fanno parte di due bande diverse e rivali. E, appunto, da una parte ci sono i bianchi americani, di cui fa parte Tony, e dall'altra i portoricani, di cui fa parte Maria. E le due bande si dividono il territorio e non c'è assolutamente possibilità che una relazione possa unire le due fazioni. Purtroppo la storia finisce male e Maria perde Tony. Però c'è un risvolto positivo nel finale, perché Maria riuscirà ad unire le due bande. Buon ascolto. E questa volta davvero speriamo di vederci presto. Arrivederci. Ah, i brani sono America e Mambo.
Thank you.